questa ottima agendina marchiata Michelin l'ha recuperata Le Mans? Ma guarda, ormai ne ho una nutrita collezione, sì. Cosa stai consultando? Sto consultando i miei appunti. Curiosità. Sulla BMW S1000XR, sì. Che hai usato per andare ai Gran Premi? Che ho usato per andare ai Gran Premi di Barcellona e Italia, cioè Mugello, sì. Sì, chilometri, sì. Fatti? 4.000 in due settimane. Media autostradale mantenuta? Ma questo è difficile da dire. Diciamo che sul sito di BMW c'è scritto che supera i 250 km orari. Io non mi sento di contraddire un marchio prestigioso come BMW, però non ho ovviamente fatto di queste prove. Ah, non hai fatto la solita scappata in Germania che facciamo noi di Mob? Se l'avessi fatta, la puntata. Se l'avessi fatta, ti potrei dire che sì, va fortissimo. Ma posso anche dirti che, siccome 4.000 km in due settimane è tanto tempo per pensare sulla moto, se avessi tenuto questa media per un anno, a quest'ora avrei fatto 100.000 km, quindi guidata tanto. Non l'avevo messo in dubbio. Mi racconti come va? Ti racconto come va. Allora, l'ultima volta che ho guidato una moto che mi è piaciuta così tanto era una Aprilia Tono V4 1100. Sì, breve inciso, il signor Cosimo Curatola guida solitamente solo mezzi antiquati che necessitano di manutenzione, che no perché non gliela fa la manutenzione, quindi nel senso prova una moto nuova, sì. E ovviamente è un flash incredibile. Del futuro. No, allora, un po' è vero, un po' però no, ne ho provate tante, anzi ti posso dire di più: di questa XR avevo provato anche le versioni precedenti, okay, che sono due, una delle quali, la più recente, quella che va dal 2000 al 2023, addirittura in pista. Quindi scusami, tu hai provato il Model Year precedente, quindi sì, quella che ha la stessa forma, tanto per capirsi, sì, ma che ha la sella vecchia, sì, quella roba lì, sì, e quella proprio diversa. La prima, che è quella uscita nel 2015, la prima, che è quella con i fari a lampadina. E ti devo dire che io sono innamorato di questa XR qui e non saprei neanche come catalogarla. Sul sito BMW, sì, ci sono tutti i segmenti, no, di, sì, moto, che tu dopo loro ti propongono diverse cose, quindi c'è la parte un po' adventure, c'è la parte roadster, sì, c'è la parte tour, c'è la parte sport, e io mi sono chiesto, dopo c'è anche l'heritage, altra roba, mi, sì, sono chiesto, ma questa dove la metteranno? E l'hanno metto? Messa sullo sport. Ok, sullo sport insieme all'S1000RR, per esempio, okay, che è quella, il bombardone da pista. Okay. Perché? Perché non solo perché è un 4 in linea da un litro, quindi un bel motorone derivato proprio dalla moto che corre anche in superbike, ma anche perché ha 170 cavalli, 114 Nm e un'erogazione con cui tu puoi veramente fare di tutto. Cominciamo un po' con un minimo di descrizione. Ricordami un po' come è fatta, per esempio, a livello di ciclistica. Tipo, forcella tradizionale. Forcella, no signore, forcella, siccome BMW ha il Dynamic ESA, sì, quindi tutto regolabile elettronicamente, abbiamo un 45 mm che appunto si regola solo elettronicamente, Showa. Devo dire... Sì, comunque era per dire, non c'è, lo diciamo per chi magari, sì, non ha tanta dimestichezza con la linea di BMW, non c'è telelever, ecco. Tanto No, hai ragione, scusa, non c'è telelever, non c'è paralever, non c'è cardano, quindi è una moto che prende la parte più sportiva, se vuoi, del BMW. Ok. Ti dico anche che c'è una versione M. Certo. Perché BMW sta lanciando questa branca, no, del, sì, brand, proprio concentrata su carbonio e ignoranza. Questo più o meno, secondo me, è la ricetta. Ecco, non è questa la che M. Che sta alla XR come la Pikes Peak sta alla multistrada ordinaria. Sì. Con una differenza marcata, però mi correggo. Vai. Da solo. Che è una Multi V4 base, ha il 19 davanti. Bravissimo. E la Pikes Peak 17, invece queste sono tutte e due 17. Tutto 17, sì. Più stradale anche la versione base, diciamo. Sì, diciamo che questa versione qui che ho guidato è estremamente sportiva, ma allo stesso tempo non vorrei che si fraintendesse questo discorso, perché è facilissimo portarla in giro. Come avrai capito, tu da Milano, dove sono partito io, fino a Barcellona, per arrivare al Gran Premio, ne hai di strada, certo, sono più di 1000 km, io li ho fatti veramente come un signore, è incredibile. Senti, allora scusa, una roba alla volta, cavalli? Sì, 170. Coppia?
114. Più o meno a che regime ti ricordi? Quanto in alto? Diciamo che lui ha la zona, lei ha la zona rossa intorno ai 12.000, ma è molto lineare come erogazione, certo. E molto piena, molto piena. Peso? Peso 227 col pieno. Col pieno? Col pieno, sì, con quindi i liquidi, tutto. Avrà un serbatoio da 20 litri. Quindi insomma, vuol dire 20 litri, 4 litri, vuol dire 207 con i liquidi a secco, senza. Sì, no, è leggera, è velocissima. Guarda, ti faccio un po' un excursus. Sì. Perché è una moto da turismo? Perché è una sella molto comoda, più comoda di quella della versione precedente. Che aveva il problema che ti incassavi. Allora, ti incassavi un po' ed era un problema in cui, di cui risentivi nella guida sportiva. Certo. Perché non puoi fare quella cosa in cui, per cui esci con mezza chiappa, fai certo. Un po' il fenomeno. Avevi un cucchiaio sotto praticamente. Sì, sei un po' incassato così, sì. Capito? E invece questa è altrettanto confortevole, anche più confortevole. Perché è fatta meglio e poi ti puoi muovere di più. Ok. Quindi turisticamente triangolazione perfetta, hai il cupolino regolabile in due posizioni manualmente, okay. Lo fai anche in movimento se hai un attimo di maniera e quindi è comodissima per i viaggi. Hai le sospensioni elettroniche che lavorano bene, filtrano bene, non hai vibrazioni particolari. Ecco, scusami, sulle vibrazioni è un aspetto importante perché storicamente quella moto lì ha sempre avuto problemi di vibrazioni. La prima generazione era molto esasperata questa cosa. Sulla seconda, io l'ho guidata molto poco personalmente, non mi pare di averci fatto particolarmente caso. No, la Naked le ha abbastanza marcate. Tu hai fatto caso a vibrazione? No, per niente, questa no. Ti posso dire magari un pochino di frusci aerodinamici, quello sì. E diciamo che se tu vai molto forte in autostrada ti conviene assumere abbassarti una posizione un pochettino più aerodinamica per sentire meno fastidio. Dico vabbè, insomma, perché immagino che stiamo parlando di medie abbastanza importanti. Può darsi, non entriamo nei dettagli. Quindi turisticamente è incredibile, ci fai 600-700 km al giorno, ma lei non fa un plisse. Sappi che, cioè, per la serie Sei un motociclista, il target dei gruppi Facebook Italia è, Capanord giornata, no, 1000 km al giorno, questo è il... Si possono fare, okay. Confermiamo per i ragazzi che si possono fare. Okay. Ti dico che se fossi partito presto al ritorno dal circuito del Montmeló, sarei arrivato tranquillamente a casa mia a Venezia in giornata senza fermarmi a dormire. Non ho potuto fare questi orari qui per tutta una serie di motivi, ma avrei potuto farlo. Okay. E la cosa sconvolgente però è che quando tu esci dall'autostrada non hai, capito, il 1600 BMW. Certo. Hai una moto che è bellissima bombardone. Da guidare, un bombardone velocissimo, con una ciclistica che è proprio là, inchiodata. Ma a questo cambio elettronico, Albi, non puoi capire che cos'è questo cambio elettronico. È l'evoluzione, dopo ti parlo dei pacchetti vari che sono secondo me necessari, ma è una cosa incredibile, cioè come il seamless della MotoGP, tu metti dentro le marce, senti, qualsiasi regime, tu puoi fare anche a 4000 giri che sei in città dentro così, come ridere. Della ciclistica cos'è che ti ha colpito di più? Ma la grande fermezza, si può dire, è molto, non stabilità. È rigida però è rigorosa. Ma senti, io mi ricordo che nel Model Year precedente, quindi già seconda generazione, però non questo Model Year, personalmente invece mi aveva colpito moltissimo l'agilità. Sì. Ma guarda, è molto simile rispetto al modello precedente. Non voglio dire che sia stata stravolta, però è sotto ogni aspetto lo stato dell'arte della motocicletta totale. Quello che le manca magari un po' di off-road, ma a me che me ne frega di fare un po' di off-road e quella lì. Invece sul fronte delle sospensioni e delle regolazioni elettroniche... Sì. Un altro aspetto che tipicamente era imputato a BMW era che con la modalità performance, non mi ricordo come si chiama in questo momento, con Dynamic. La modalità Dynamic, scusami, le BMW andavano a indurire un po' troppo la risposta delle sospensioni, cioè chiudevano troppo l'idraulica, solitamente al posteriore si finiva per avere un mono che era un mattone secco, secchissimo, e quindi erano quasi inutilizzabili su strada. Hai avuto modo di usarlo? Allora, ho avuto modo di usarlo, non ho riscontrato questa cosa qui, nel senso che io non ho pasticciato tantissimo con la gestione delle sospensioni del Dynamic ESA, però quello che posso dirti è che quando tu vuoi la guida proprio esasperata, lei è lì, precisa, accompagna il pensiero, proprio questo che mi piace questa moto. Ti dico, cambio elettronico spaventoso, frenata pazzesca, puoi scendere col ginocchio volendo fare questa cosa qui, magari non alla prima curva, però ti ci metti angolo di piega, amico mio, qui c'è un TFT da 6 pollici e mezzo che ha, cioè è proprio un computer, Cosimo, capito? Contro la modernità. Sì, no, ma è bellissimo. Ah, un'altra roba ancora, scusami,
Il misuratore dell'angolo di piega si resetta ogni volta. Io ce l'avevo sulla mia moto e quando ce l'hai è una cosa devastante. Perché tu passi la vita a cercare di piegare di più nella curva successiva. A quanti gradi sei arrivato? Non ho controllato. Come non ho controllato? Mi sono accorto alla fine. Una cosa dovevi fare. Sì. Beh, allora ti posso dire che il sistema che avevo che avevo sviluppato a un certo punto era mettere su un'altra schermata, non guardarlo, per non ritrovarti a fare questa roba qua, capito? Però bellissimo, non saprei dirti il numero. Difetti? Preciso. Il prezzo. Bah, vabbè, dai, quanto costa? Allora, ha una base, cioè, nel senso, costa, però è di, linea di con... 20.000 euro. Però con la colorazione M, sì, questa quella bianca che ho provato, sì, bianca, blu e rossa, e con i diversi pacchetti che avevo installati, quindi quello più sportivo con la Krapovic, il cambio quick shift più evoluto, il Dynamic Ease, eccetera, il pack touring che invece ha le manopole riscaldabili, il parabrezza, il portapacchi dietro e un terzo pack di accessori, si arriva a 25.000 tondi. Ora, secondo me, se tu compri questa moto, la compri così. Sì. Con i cerchi alleggeriti, tutta una serie di dotazioni per cui rendi la moto veramente eccezionale. Tu mi dirai, non sono tantissimi, no, per quello che offre questa moto, 25.000 euro. Secondo me BMW ultimamente, come politica di prezzi, è rimasta ferma in un contesto in cui i competitor stanno alzando i prezzi. E quindi il risultato è che sembra che costino non così tanto. Anche con GS più o meno sta succedendo la stessa cosa. Cioè, alla fine della fiera una moto del genere con questo equipaggiamento, 25.000 euro, non è una cifra esorbitante. Mm. Scusami, Radar? Radar, che mi risulti, no. Però ecco, c'è il cruise control, ovviamente. Certo, questo, se vuoi, può essere forse il vero gap in termini di elettronica con i modelli usciti più di recente. Guarda, però... Perché, allora, il discorso è questo. Tu dici multistrada, anche il radar. Questo multistrada, è anche il radar, discorso. Ma perché la moto che hai guidato tu non ce l'ha? Perché la moto che hai guidato tu è stata progettata prima certo. che arrivassero sul mercato quelle tecnologie. È un affinamento, quindi... non è una rivoluzione del modello ormai prima. Sono concetti che chi si interessa di automobilismo mastica da tanti anni. È un tema di piattaforme, perché non è soltanto questione di mettere l'oggetto radar, ma è questione di avere i cablaggi, di avere tutta l'infrastruttura hardware, pensare a dove mettere le centraline. Però ti posso dire, non ne ho sentito la mancanza, non certo. per niente. C'era tutto su questa moto. No, ma io ci pensavo in relazione al prezzo. Cioè... Allora, il prezzo rispetto ai competitor è buono, è competitivo. Hai una moto veramente che ti permette di fare i viaggi, di farti le sparate, di andarci in pista, di andarci in città. Tu ci fai veramente tutto. La paghi. Sì. Allora, secondo me, ti lancio questa suggestione. Sì. Quando mi capita di provare moto di quel segmento, la prima volta che ho fatto questa riflessione l'ho fatta guidando la Turismo Veloce ormai una decina di anni fa. Secondo me quel segmento lì, quindi quello delle sport tourer o comunque crossover, non so come definirle. Sì, crossover, vai. Rappresenta il punto di arrivo massimo dell'evoluzione della moto stradale, cioè è l'equivalente del 2024 di quello che era una CB750 nel 2000, negli anni 70, capito? Sì. Cioè quella roba lì era il benchmark a livello di tecnologia, qualitativo, di cosa ti poteva far fare una moto. Ecco, bravo, cosa ti poteva far fare una moto lì? Sì, magari tecnologia, trovi un GS appunto che si abbassa quando arrivi al semaforo con le beghe lì. Però a livello, bravo, hai detto molto bene, la poliedricità del mezzo lì la vedi e la puoi provare. E devo dire che io non sarei mai sceso da questa BMW. Sì, perché ti dà tanta sensazione di libertà quella cosa lì. Sì, bravo. Cioè, di posso fare quello che voglio. Stamattina mi carico mia moglie, vado in Liguria, lo faccio. Esatto. Vado a fare una pistata, sì, certo che mi prendo un'infinità di secondi da chi ha i semi manubri, però io ci posso andare. Sì, posso andare a Castelletto come al Mugello, capito? Certo. Una roba pazzesca. E poi sì, posso anche farci lo sparetto, posso andarci a lavorare. È una cosa, secondo me, un grande lavoro questo di BMW. Ti dicevo che rispetto alla versione precedente senti la differenza soprattutto quando vai a cercare la guida sportiva, quando cerchi la piega, quelle situazioni in cui ti serve magari avere un mezzo un po' più dinamico, rapido, agile, lì c'è. E questa sella, questa triangolazione un po' ti aiuta un po' di più. E per il resto...
tu sicuramente l'avrai provato sul GS, però anche il fatto che tu accendi la moto e lei ti mette la zona rossa dove potresti andare a infastidire il motore perché non si è ancora scaldato a tal punto da permetterti di fare 8000 giri. Non me ne sono accorto di questa cosa. È bellissimo. Cioè, tu l'accendi all'inizio, prima, ti dice guarda, non andare di più perché ancora non sono proprio pronta. E piano piano si spalanca fino a 12000 giri ed è una cosa... Poi c'hai i joystick, i manettini, le cose lì. Oh, sai quanto ci ho messo? Tipo 2000 km a capire che si poteva cambiare il dash. Poi all'inizio dicevo, cazzo, però tutto bello, ma è possibile che non si possa vedere? Non hai detto, ma cazzo, ma dov'è il rubinetto della benzina? Dov'è la riserva? No. E ti dico, non consuma neanche troppo. Però mi sono detto, ma dov'è che si mette la chiave? Perché è keyless. Ovviamente. Ma dov'è la chiave del serbatoio? Perché pure quello è keyless. Quindi, sei riuscito a aprire il serbatoio senza chiamare BMW Italia per chiedergli come si facesse? No, nessun problema, tu basta che spegni la moto e si sblocca. No, zero problemi per quello. Va bene, senti, mi fa molto piacere sapere che hai scoperto la modernità. Modernità. E che ti è piaciuta soprattutto. Sì. E basta. Però ti devo dire che io la modernità in realtà, adesso, dopo se no sembra veramente che l'ultima cosa che abbia guidato sia la Guzzi 350 vecchia del mio babbo. Invece io ne ho guidate tante di moto più moderne, cose, ho sempre pensato che fossero un po' un'esagerazione, orpelli su orpelli, quando in realtà la sostanza la trovi anche ecco qua. No, io qua sono contento di tutta la tecnologia che c'è, sono contento delle manopole riscaldabili su tre livelli, del cruise control che ti permette... so che sono un po' troppo entusiasta di questa recensione, ma a me non mi importa, ti dico come la penso. Pagato, sì, prezzolato. BMW, prezzolato, no, non è vero, era proprio una grande moto. Anzi, amici di BMW, se volete prezzolarci, siamo qua, veniamo via per poco. Ma quando tu metti cruise control, hai la possibilità di non guidare senza mani, però vedere cosa succederebbe se tu togliessi le mani al manubrio. Questo ti permette di apprezzare la perfetta distribuzione di pesi di questa moto, nonché il rigore ciclistico che le permetterebbe a velocità ben più che autostradali di mantenere lo sterzo perfettamente in traiettoria e di elevarti ad asceta del motociclismo, perché tu potresti andare in giro così, capito? Come Aladino sul suo tappeto magico. Mi è fatto venire in mente una cosa, parlavi di orpelli, perché il tema vero è che con il progresso, cioè con i modelli che si rinnovano, non è che migliora soltanto l'equipaggiamento, cioè non è che in più c'è soltanto il dashboard, in più c'è soltanto il cruise control, cioè in più è che queste moto vanno meglio tutte. Sì. Cioè, quando tu guidi una moto vecchia ti accorgi che quelle nuove si guidano meglio e quindi dai le fanno sempre più agili, contemporaneamente stabili, contemporaneamente divertenti, e secondo me sta roba qua te lo dimostra. Se ti posso dire una cosa, magari non sono bravissimo io, però avrei voluto... non avrei voluto, cioè la prenderei così, capito? Siamo chiari su questo. Magari poter spazzolare un po' più le curve alla motarda, capito? Quello forse magari un pochettino le va. Ma che manico devi essere per metterne di traverso una moto da 230 kg? No, vabbè, però capito, farle fare un po' un traversino così, un pochettino... Per dire, la 900, che invece, ecco, quella sei seduto sopra. Sì. Non sei dentro. All'XR? Quella lì ti dà proprio il feeling di guida da motard. Ok. Quindi manubrione bello largo, sella quasi dritta e tu... questa cosa. Ecco, no, con l'XR sta roba non la fai perché ti viene molto più di guidarla in maniera sportiva. Ok. Ecco, questo certo. Magari è una suggestione. Va bene, senti, dopo questo asciugone sull'S1000 XR, direi che... A me è piaciuta tantissimo, guarda... Avevamo come intuito, perché... Sì, 100.000 km ce li potrei fare, tranquillamente. Sì, vedere se BMW te la lascia, perché tu ci butti sopra 100.000 km. Beh, questi sono affari loro, io posso andare anche a piedi, tutto sommato. Va bene, allora, prossimo Gran Premio a piedi. Prossimo Gran Premio ci saranno delle novità. Questo, ti ripeto, Barcellona e Mugello ci ho fatto. Va bene, ci vediamo alla prossima moto. Prossima moto. Ciao.